Beh, il 1° maggio intanto è la festa di tutti i lavoratori, anche di quelli che sono all'Asinara e sui tetti. È ovvio che Paragone abbia voluto inserire anche i lavoratori di Prato, e ha fatto bene, visto che poi Prato ora è amministrata anche dal centrodestra, e per creare anche un conflitto con il discorso dei cinesi, eccetera. Senza tener conto che il WTO ha aperto i mercati e che quindi è inutile che faccia questo appello a una specie di autarchia mussoliniana. Insomma, noi non possiamo più essere autarchici. Siamo, grazie al capitalismo e al liberismo che la Lega difende, che Paragone difende, e vorrebbe tutelare solo le imprese italiane, ma la Lega sa benissimo che questo non lo può fare, perché all'interno del capitalismo globale non è possibile tutelare solo l'impresa nazionale. Il discorso è complessivo perché ci sono dei meccanismi che sfuggono al controllo delle realtà nazionali. Questo Paragone lo dovrebbe sapere, ma fa finta di non saperlo e lo ignora. Poi l'altra cosa che mi sorprende è lui che fa gli auguri come se fosse, che so, insomma, capito, il presidente della RAI. Insomma, io l'avrei capito se quegli auguri di buon 1° maggio ai lavoratori della RAI l'avesse fatti appunto il presidente della RAI, ma invece li fa Paragone, che è un conduttore dell'ultima ora venuto fuori. Va bene che la Lega ha occupato la RAI e nessuno dice nulla, perché quando c'era la sinistra nella RAI, c'era la Lega e l'opposizione, giustamente anche, faceva un sacco di proteste efficace contro l'occupazione da parte dei comunisti della RAI. Ora che c'è la Lega e il Popolo delle Libertà, e abbiamo visto come il Presidente del Consiglio controlla direttamente arbitro e giocatori, non c'è la capacità da parte della sinistra di rovesciare il tavolino. Questa è la realtà, e vabbè, sopportiamo. Ma la cosa strana è che appunto Paragone, arrivato all'ultimo, si comporta come se fosse di casa da una vita, fa gli onori di casa, fa gli auguri ai lavoratori della RAI. Per carità, ha fatto bene, giustamente, i lavoratori della RAI meritano un buon 1° maggio perché loro lavorano. Però non si capisce questo, se non si entra in una logica proprio di sentirsi ormai padroni di un servizio pubblico. È bene che ci riflettano un po' su questa cosa, e ci riflettiamo tutti noi.